posso essere io a spiegare cosa siamo qui a fare anche se l'avete capito. Cioè praticamente questa iniziativa encomiabile di questo gruppo di volontari che hanno deciso, siccome vogliono bene a Como, hanno deciso di dare una mano almeno nelle piccole grandi cose, perché definire piccole queste non so se sia il caso. È encomiabile quello che fanno, tant'è vero che io dico tutti dobbiamo essergli grati e diciamo tangibilmente anche sostenerli. Noi abbiamo accolto questa idea senza che ci fosse stato neanche chiesto niente, abbiamo deciso di dare una mano a questi volontari che con olio di gomito semplicemente dedicavano il loro tempo libero la domenica per togliere le scritte, salvo poi magari vedersele il giorno dopo riscritte, e questa è la cosa che imbestialisce di più, ma comunque loro sono molto determinati a accettare questa sfida. Questa sfida che la Confcommercio ha voluto diciamo aiutarli a vincerla fornendo loro un'attrezzatura che permette di fare il lavoro più veloce, farne di più e farlo meglio. Cioè loro lavoravano proprio con pennelli, raschietti e olio di gomito. Noi abbiamo, dietro l'informazione, abbiamo ritenuto opportuno dotarli di un'attrezzatura che è questa idropulitrice che voi vedete, che con tanto di idropulitrice, sì, che con tanto di compressore, attrezzatura e usando bicarbonato, quindi diciamo un prodotto non tossico, un prodotto che è efficace, che non inquina, non hanno neanche bisogno di mascherine, insomma è un'attrezzatura che li mette quasi a livello professionale a fare questo tipo di lavoro. Chiudo dicendo ai signori assessori che vi rappresentano il comune, apprezzate, penso che lo facciano spontaneamente, ma apprezzate questo loro sforzo dandogli magari una mano, posso dire, perché sinceramente la città è grande, il lavoro, dimostrare l'operosità spontanea, volontaria, senza scopo di lucro da parte dei cittadini sia da sottolineare e da apprezzare. Io ringrazio gli assessori, se vogliono essere anche loro partecipi. Se permetti integrare, aggiungere un passaggio che mi sembra importante. Questa macchina, come potete vedere, lascia dopo la pulizia del materiale. Si tratta di bicarbonato di sodio, quindi non è materiale inquinante. Abbiamo pensato che dovesse essere anche prestato attenzione all'aspetto green ed ecologico dell'iniziativa per evitare di aggravare questa situazione. Poi consentitemi un messaggio ai ragazzi, io lo voglio dare. I ragazzi sono liberi di esprimersi, c'è il dibattito se si tratti di arte, se si tratti di vandalismo, non entro nel merito. Quello che però il messaggio che però oggi vogliamo lanciare è di dare ai ragazzi un senso civico e quindi il rispetto della cosa pubblica, il rispetto della città che è di tutti e quindi anche di chi magari non piacciono queste scritte o questi imbrattamenti. Quindi so che Anna Ballerini e tutta l'associazione alla quale veramente bisognerebbe fare un monumento sono quasi con un braccio di ferro, perché loro cancellano, come giustamente ricordava il Presidente, e i ragazzi riscrivono. Andate avanti, forza ragazzi, siamo con voi. Grazie mille. Assessore. È chiaro che per noi non si può non dare atto di questo impegno, un impegno oramai complessivo della città, è un impegno dei volontari in primo luogo, perché sono partiti loro, noi avevamo tentato di pulire la città, ma l'amministrazione non riesce a seguire tutto questo impegno. La loro presenza è certamente fondamentale e poi tutto quello che arriva a dare supporto è ben accetto da loro, ma sicuramente anche dall'amministrazione. Il Confcommercio, beh, quando c'è da intervenire sulla città è disponibile, per cui anche questo apporto è certamente molto gradito, non solo a loro, ma a tutta la città, perché in effetti andiamo a rendere la città veramente vivibile.
che a queste presenze, questi scarabocchi, perché io insisto a dire che questo non è fare arte, no? Questi scarabocchi deturpano solo la città, non aggiungono nulla, non aggiungono nessun messaggio. E quindi quello che noi invitiamo a fare questi ragazzi è non tanto andare a scrivere sui muri, ma dare una mano a loro a pulirli. Grazie. Se io posso aggiungere, l'assessore Caradini ha già espresso il ringraziamento di tutta l'amministrazione per il lavoro dei volontari. Io mi associo ovviamente a questo ringraziamento aggiungendo che nei risultati del loro lavoro non c'è solo questa azione concreta di pulizia, ma anche un altro risultato ancora più importante, che è quello di essere riusciti a far partire una catena che si rafforza, e quindi questo è un segnale importante. Grazie quindi al vostro lavoro, grazie a Confcommercio che non si è fatta perdere questa occasione di essere a fianco anche del comune e della città. Io vorrei aggiungere però un appello agli altri cittadini di raccogliere questo esempio e di aggiungere un aiuto che può essere ancora una volta sia quello di lavoro nell'aumentare la squadra, ma anche quello di essere a fianco nel segnalare, nel contrastare questi comportamenti così negativi, che può essere proprio anche il coraggio di interrompere, di segnalare, di dialogare e di diffondere attorno a loro un comportamento, un senso civico più forte. Cioè, lo dobbiamo proprio sentire, credo, come un impegno collettivo in cui siamo tutti quanti assieme. Ancora grazie a chi grazie a voi, ha dato il via. Io però preferirei andare avanti col lavoro. Allora chi siete? Quanti siete anche? Quanti siete? Come no, saremo una ventina circa di che partecipano a rotazione, e poi ogni tanto se ne aggiunge un gruppo sporadico la domenica, piuttosto che abbiamo un giro di persone al mercoledì, al giovedì, noi usciamo tutte le domeniche. È una bella cosa, stiamo facendo qualcosa, e come diceva l'assessore poc'anzi, qualcuno ha cominciato anche a dipingersi casa fuori, a sistemare, per cui non siamo solo noi che puliamo, ma anche i cittadini hanno detto basta, adesso qualcuno sta facendo, anche noi facciamo la nostra parte. E questa ovviamente a noi fa molto piacere, perché la città da soli, quattro gatti, non riusciamo a farlo. Però quelli che vogliono aggiungersi come fanno? C'è un profilo Facebook e da lì si trova lì. Come si chiama? Per Como più pulita. Per Como. E poi @hotmail.it e l'indirizzo. E poi vabbè, si cerca per Como più pulita, non è che sono tanto capace con queste nuove tecnologie, sono un po' scarsa. Ecco. Possiamo continuare a lavorare per i clienti che ci